cultura, costituente basilare della coesione di una comunità, elemento indispensabile per dare senso ai fatti e identità alle persone. A Napoli centinaia di piccole associazioni coltivano in una penombra quotidiana i preziosi semi della cultura sul territorio, spesso raggiungendo anche quei cittadini che vivono loro malgrado ai margini della condivisione del sapere. Questa era una palestra di una scuola abbandonata. Adesso è un teatro. Le attività che facciamo nel NES sono dirette principalmente ai bambini. I corsi sono completamente gratuiti. La cultura in un posto del genere è necessaria. Noi di Vedisca Teatro siamo gli ultimi arrivati in questo spazio del Teatro Aria Nord, che fa parte del centro polifunzionale di Piscinola, che è uno degli spazi più importanti per l'Aria Nord di Napoli. Noi abbiamo un'età media di circa 23-24 anni. Ragazzi della nostra associazione sono ragazzi che vengono un po' da tutte le periferie. La cultura produce lavoro e crea occasioni per moltissimi giovani. Qui siamo nel retro del Teatro Aria Nord. Lavoriamo, facciamo un po' di tutto, sia realizzazioni per il nostro teatro, sia per compagnie esterne che vengono. Un lavoro importantissimo che sostiene e nutre il tessuto sociale della città, quasi sempre realizzato con risorse occasionali. Un lavoro alimentato da una volontà e da un impegno di straordinaria efficacia. La Casa del Teatro ha lo scopo principale di essere una sorta di, appunto, di casa, di nucleo, di cellula aperta alla città, aperta ad altri teatranti. Verranno organizzati spettacoli, corsi di formazione, sarà anche una residenza d'artisti. Parliamo di giovani, io che c'entro? Futuro significa territorio, significa sinergia, rete, significa occupazione soprattutto, perché cultura è occupazione. Tracciare una linea per il futuro, per creare occupazione, è un'integrazione reale con il territorio, cioè reale con la società che c'è intorno, con quello che vive intorno. C'è bisogno dei ragazzi, dei giovani, le professionalità sono tante, c'è gente che veramente lavora tantissimo sul territorio. La formazione pubblica è importante, no? Altrimenti come si fa cultura? Ci sono una quantità di associazioni giovanili che sono nate intorno a case madri e che ormai sono grandi e possono camminare con le loro gambe. Lavoriamo sul territorio ormai da diverso tempo, facciamo laboratori con bambini, con ragazzi, in questo momento stiamo facendo anche un laboratorio con disabili. Potrei raccontare tantissime storie di ragazzi, insomma, presi e tolti dalla strada, che semplicemente hanno avuto in noi un punto di riferimento. Adesso un articolo dove un gruppo di operatori teatrali tedeschi facevano laboratori di teatro per ragazzi. E questi laboratori di teatro avevano come finalità la ricerca di un lavoro addirittura che prescindeva dal teatro. Malato di sole, corroso dalla pioggia. Siamo a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli. Questa è Sala ICOS, presidio culturale di periferia. Un progetto portato avanti da un gruppo di lavoratori che fa del teatro la sua passione. Negli anni Sala ICOS ha attivato diversi laboratori teatrali e cineforum, dando la possibilità alle persone del quartiere di venire a contatto con delle realtà che difficilmente si trovano in altre zone del nostro territorio. Sant'Angelo a Segno, diciamo, sono 4-5 anni che vive realmente al centro storico di Napoli. Laboratorio per giovani, per bambini, per giovani e per adulti. Lavora con il quartiere, per il quartiere, e gestisce anche spettacoli esterni. Che cos'è Made in Naples? È commedia dell'arte. Quindi riprende un po' quella che era la commedia dell'arte di una volta, quindi il famoso carretto che arrivava per strada, faceva lo spettacolo e accettava offerte. Uno spettacolo che portiamo avanti da almeno 4 anni, tutti gli anni a Natale, per 5 volte al giorno, coinvolgendo le persone per strada, entrano sentendo la musica e, diciamo, al riempimento della sala si chiudono le porte e parte lo spettacolo. Questo è un luogo, diciamo, che prima veniva solamente utilizzato per drogarsi. Da quando esistiamo noi in realtà c'è un presidio permanente.
Il Mammut è fondamentalmente un centro di ricerca su educazione, pedagogia e urbanistica. Una delle sperimentazioni di base è proprio sul tema della pedagogia e della didattica. La possibilità di vedere internet gratuitamente, di poter stampare delle cose, di poter fare ricerca. Anche la possibilità di prendere in prestito dei libri, musica, film. Penso che i ragazzi stanno lontani dalla droga se diciamo trovano lo spazio per esprimersi, lo spazio dove sentirsi riconosciuti, dove poter insomma ricercare le loro passioni ed esprimerle. Questo è un posto dove si lavora proprio su questo.